Ciao a tutti boys, ben ritrovati nel mio studio. Oggi secondo episodio della serie Reagisco ai trapperini italiani. Siamo partiti dal nord, oggi avremo il centro, infine arriveremo nella cosiddetta Terron. Vi ricordo che gli episodi di questa serie si sbloccheranno ogni volta che raggiungete la soglia di like del video precedente. Nello scorso video vi avevo chiesto 10k like, siamo arrivati a 10.000 like in praticamente 9-10 ore. Per il prossimo video sui trapperini del sud ve ne chiedo 15.000. 15.000 in 24 ore, ecco, se arriviamo a quella soglia lì sbloccherete anche il Reagisco ai trapperini del sud. Chiediamo ancora una volta qual è lo scopo di questa serie: decretare una volta per tutte quale parte d'Italia fa musica urban migliore, nord, centro o sud. Per adesso abbiamo valutato solamente trapperini del nord. È molto importante che voi vi guardiate anche quel video lì, perché sarete poi voi a votare su Instagram quale parte d'Italia secondo voi fa musica urban migliore, perché il mio è un parere, però naturalmente ci sono tante persone che mi seguono ed è giusto dare importanza, dare voce anche a voi. Prima di partire col video, prima di iniziare a bucarci le orecchie con i compassi, vi devo ricordare di iscrivervi al mio primo evento live gratuito, Come essere un trapperino sfigato nel 2024. Un nome volutamente provocatorio, un evento in cui farò luce sugli errori più comuni commessi dagli artisti nel 2024, che li costringono a rimanere nella mediocrità, non li fanno progredire, non li fanno sbocciare come un fiore, ok? Vi dirò anche cosa fare nel concreto per risolvere, per uscire da questo stallo. Inoltre, a tutti i partecipanti a quella live del 10 giugno 2024, ore 21, spetterà un regalo incredibile, un regalo che riceveranno solo le persone che rimarranno dall'inizio alla fine. Quindi se voi fate un salto nella live pensando ok, tanto faccio un salto, il regalo mi arriverà lo stesso, no, noi possiamo vedere con il software quanto è il watch time di ognuno di voi, per cui rimanete dall'inizio alla fine per ricevere il regalo. Quindi cliccate al primo link in descrizione, inserite i vostri dati credenziali varie che vi serviranno poi per accedere alla stanza, alla live il 10 giugno 2024, ripeto, ore 21. Detto questo, ragazzi, direi che è arrivato il momento di addentrarci nei meandri del centro Italia, vedere cosa mi avete consigliato, perché come sempre siete voi a consigliarmi gli artisti da ascoltare, non sono io che mi vado a fare le mie ricerche, no, io do voce, do importanza a voi tramite una storia Instagram. Apro un bando, voi mi inviate tutti i vostri amichetti, tutti i vostri amici sfigati che io poi mi andrò ad ascoltare in questo video. Ah, per chiunque, apro una parentesi, per chiunque dica Icona, ma nei tuoi video dei trapperini ascolti solo me. Ragazzi, vi ricordo che con serie del genere ho veramente aiutato molto, molto, ho dato una spinta a tanti artisti che oggi vedete nella scena attuale. Ad esempio, faccio un nome, El Matador. El Matador ha partecipato al Reagisco ai trapperini di Roma. Secondo me si meriterebbe di più questo El Matador C7 e Lil G. Un altro esempio, Ince ha partecipato ad un video in cui andavo a reagire a dei trapperini, a dei rapper che avevano rappato su dei miei beat. Ince aveva utilizzato i miei beat, è comparso nel video. Per cui non è vero che in questi video si ascolta solo me. È ovvio che il 99,999 degli artisti italiani oggigiorno fa musica di merda. Questo è un altro di fatto, ragazzi, non sono io a dirlo, questo è. Però in mezzo alla merda c'è sempre una perla. Ok, primo artista del video di oggi, Fake, The Real Pablo, Fit, oh, si incomincia con i nomi di merda. Subito così, DBR Official. Oh, subito con delle bandane. Mamma mia. Ragazzi, sembra un video del 1999, cioè di due mesi fa questo video. Non chiedo Spielberg, però un minimo, c***o. Ok, credo che il video sarà l'ultimo dei difetti di questa traccia. Si possono vedere persone con le bandane di sulla testa, così sventolanti. Ragazzi, sono inguardabili queste persone. Ma chi volete imitare? Chi volete imitare? Fanculo a voi, calpesto il tuo boy. Gente si muove sì solo per noi, per prendere a voi di quello che vuoi. Mi avete sfidato all'alto, ti stiamo cercando. I miei G la stanno mandando. Attenzione al guadagno, togli quel guanto. Al di là del video cringe, sarebbe stato meglio forse uno schermo nero. Il beat è sicuramente un type beat. Tracce audio registrate in bagno con un microfono da, se tutto va bene, 4,90 €. Non ci siamo, ragazzi, non siete competitivi. Qua bisogna risolvere. Mamma mia, ragazzi, questo messaggio, cazzate, non nulla mai. Mi spiegate una volta per tutte, perché ora mi sono rotto il c***o. Perché le bandane? Cioè, da cosa è nata sta roba qui? Le bandane rosse, poi? È nata da Shiva? Vedo che ormai tutti le usano, le adoperano nei propri video. Boh, a me sembra abbastanza imbarazzante. Passiamo al prossimo. 12 anni, Tony Kilo. Tony Kilogram. Bello, bel nome, mi piace. Prod Mix The Beater.
Vai, compare, compare. Sì, non mi guardare così, però, Ok, Umbria. A 12 anni c'è indossavi i tuoi vestiti. Primi furti, primi sbagli, primi rischi. Primi tagli nelle gambe, cicatrici. Ecco, un'altra roba che vedo spesso è il Jack Daniels. Jack Daniels in mano durante le riprese dei video, che si scolano bottiglie intere, ma anche lì, da cosa è nata sta roba qua? Boh, sono abbastanza boomer su questo, non capisco cos'ha una katana quello lì? Poi il balaclava, io, boh, sono tanti pattern che vedo io in qualsiasi video dei trapperini oggigiorno. Yeah, sabato passato in casa, contatti giù da Catania, palla al fresco, non allora, parla, tengo tutto dentro. Beh, al di là del video che io ormai i video non li valuto più. Poi il beat si salva, non si salva il mix della voce, troppe S che mi trappano le orecchie, mi danno veramente fastidio, non mi fanno progredire nell'ascolto, non mi fanno andare avanti. Comunque anche qui bisogna risolvere. Dentro al frigo, merda venduta al chilo, stesso prezzo dell'avorio, sto sempre al lavoro, foto l'organo. Che cazzo? Allora, Ligno, penso si pronunci così, quarto piano. Tutta la playa, portate la tequila, ci arriviamo alla magnana. No, ancora! Jack Daniels di nuovo! Oh mamma, giro tutta la playa, portate la tequila, ci arriviamo alla magnana. Il beat si salva. Questa qua che mi richiama, un cuore troppo grande, tengo i piedi sulla strada. La linea vocale abbastanza banale, molto banale. Voglio stare al top, voglio stare al top, solo con i miei bro. Mia, ragazzi, i video sono qualcosa di scandaloso. Ma che c***o è sto Jack Daniels? Hashtag Jack Daniels proprio. Cioè, allora, le linee vocali forse si salvano, anche se sono viste e riviste, anzi sentite e risentite, ma il testo è banalissimo. Il testo è Crazy Boy Braquages, penso sia francese, ma io non so il francese, quindi dirò Braquages. Allora, secondo il mio punto di vista, non ha senso vestire in quel modo, vestirsi così e fare dei video in cui tu flexi quell'abbigliamento nei centri storici. Cioè, qua saremo in una cittadina, che cazzo ne so, tipo Perugia, ha senso vestirsi così, non è cazzo ne so, in mezzo ai grattacieli, in mezzo ai palazzi, in mezzo alle case popolari. Cioè, guarda, bellissimo sto posto. Guarda, la piazzetta con i vecchietti. Che cazzo? Era mamma mia, ragazzi, che low quality che c'è qui. Troppa merda, mala vita, porta bebe alla rovina. Ma questo è un rove veramente di Temu, cioè qui siamo veramente tanto in basso, Mamma mia, ragazzi, il video è imbarazzante. Voce bassissima, di volume che si perde completamente all'interno del beat. Non ci siamo proprio qui. Tripla A, popolari, prod 3HP Studio. Tripla A, fai zone. La Dispoli. Tutto il cazzo dentro. C'è già subito un super low quality video. Oh. Ma che è? Nei nostri quartieri, da bambini, case popolari, quanti giorni amari, amici veri, parenti. Oh, superi, bello, così a tempo, mi piace. Murate su sti monumenti. Non posso andare avanti, non capisco ancora perché mi consigliate sta roba. Kerry, Maracanã. Ancora! Giro con i miei genoni, non mi rimasti più company. Se vuoi venire in company, mi hanno detto che copri. Ti sta. In comfort, so tutto comodo, 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 comodo. I cavalli mi comodi, non vogliono le fine economy. Big dream, sto rincorrendo in dei sogni. Oh mamma, Maracanã, sotto la bla. Dimmi dove sta papà, che qua non ci sta. No, no, secondo me, allora, beat ci siamo, flow ci siamo. È povero di linee vocali vincenti, di melodie di voce che rimangono in testa, memorabili. Non ci siamo per quel motivo lì. La qualità c'è, la qualità è abbastanza alta, però non mi rimane in testa sto pezzo. Non lo riascolterei mai. SemiXL, Panerai, Fit, Shera 28. No, 2B, scusate. Crack, crack, boom, SemiXL, 44G, la mia vita sembra un film.
Mamma mia, che video. Parlano solo di strada perché fanno solo questo. Tengo più di qualche cugi che sta evitando l'arresto. Ci stiamo muovendo in fretta per uscire dalla merda. Io non foto con l'invidia, non ci foto con la gente. Sto fottendo una puttana per non pensare più a niente. Per non pensare più a niente. Principino delle Marche, sto fottendo il centro Italia. Foto solo con chi vedremo, vedremo. Non lo so, ragazzi, non mi dice nulla. La voce non è mixata benissimo. Il testo è abbastanza, anche qui, banale. Non sto sentendo testi interessanti per ora, ecco. Per ora sta vincendo il Nord Italia a mani basse, eh. Di questo mi dispiace, perché io ho origini del centro Italia, per cui io sarei di parte, no, a dirvi no, centro Italia, andiamo, centro Italia. Sono sincero, lo sapete, sono schietto e per ora siamo molto indietro rispetto al Nord. C'è chi dice, ma perché al Nord ci sono più possibilità, ci sono più studi. Cazzo! Non è vero. Non è che siccome al Nord ci sono più studi, allora è più semplice fare musica e fare delle hit. Non è vero. Basta sapere mixare un minimo, basta sapere un minimo di produzione, un minimo... Basta veramente mettersi lì, scrivere tre cose in croce, fatte bene, una melodia che funzioni e ci siamo. Shadow Luke, periferia. Sto con la gang fuori dal centro, tra le buche ovunque soffi il vento. Tu rosichi mentre sto in alto, mentre a te nessuno ha mai visto. Nico Space, Lockdown. Oh. Moto, bandane, fumogeni e via con lo stereotipo del trapperino italiano. Pezzo drill, un altro stereotipo perfetto, un altro paletto imprescindibile. Farà cagare? Non farà cagare? Vorrei partire per London. Come ci porto il mio bro, bro, così sicuro lì non torno. Il beat è figo. Questo qua come per il resto ti metti a pecora, fuori strada siamo, eh. E non parlo di moto. Tutta del pari, metto le ali. Hasta la plata non saremo schiavi. Zero carati, solo le Nike. Sto scappando dagli squali. Ma dove stai scappando? Ma perché dovete far finta di avere una vita difficile? Non è vero, ragazzi, non è vero. State tutti benissimo, siete tutti ricchi. Ho una rabbia dentro che potrei mangiarti vivo. Si sente stato in cui vivo. Monotono, ragazzi. Fate sentire la rabbia anteriore. No. Mois G per motoscato. Melodie diverse. Oh, di nuovo. Basta ste moto del c***o. Oh, e sono proprio Maranza trapperini perfetti. Lo farò per i miei fra. Andar via da qua, andare via da questa belli città. Portare da tra. Siamo chiusi in studio con melodie diverse. Sarà il numero uno nel... E mettici un DSR. Stiamo salendo, giuro saremo in alto. Io scato mio fratello, l'abbiamo visto l'asfalto. Minchia, mio Dio. È che a farlo preme il talento. Ho le rime nei globuli rossi. È che a farlo io non me ne pento. Tu fai ridere Massimo Boldi. Tutti dietro solo. Tu fai ridere Massimo Boldi. Porco di... Ma questi soldi io per la famiglia, non per questo show. Sono re d'Italia ma non sono tozzo. Sto spaccando, giuro, non puoi dir di no. No. Ah oh ah oh. Scatto più maestro zittito te. Ah oh ah. Porco oh. Di... che rabbia. Siamo chiusi in studio con me. Già avete 6 anni, no? Poi mi fate queste melodie super alte di note in cui la vostra voce si chiude ancora di più e il risultato è praticamente la voce di una zanzara. Pento Dalla, Ride On Yours. Ragazzi, per ora male, 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 eh? Firenze. Bella Firenze, ragazzi. Mamma mia. Io sto bene con me stesso, voglio il meglio per loro. Non so se tutti loro vogliono il meglio per la mia, ma fa lo stesso, che se mi stoppo sento di morire dentro. Abbiamo tutti un PTSD, suo back a forma del mondo. Ci lei dala in modalità di prendersi tutto sulle sue forme come un rally dopo. Allora, la... qua l'unica cosa bella, ragazzi, è Firenze. VGL, resterò sempre lo stesso, lo giuraterò a niente. E gettava fango su chi non deve ora. Mica che Maranza, ragazzi, che Maranza. Come posso fidarmi pure questa sera? Le quel dribble, comprerò drip soltanto per quei anni. Quel drip, tota black come un extendo. E quella o dimmi perché mi vuole morto. Yeah. We came from... Beh, questi pezzi non si capisce mai dove cazzo è il ritornello e dove sono le strofe. Cioè, fate delle melodie vocali talmente scarse che non si riescono. Non si riesce a dare una struttura al brano.
Cioè, questo è un erroraccio, eh. Freddy Dandy, Breakpoint, Prod Artico. Wow, 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 Artico al wow, beat. Wow, yeah, wow, wow, wow. La font, la font, la font. Se parto porto rime bomba, sono Vale Rossi sull'onda. Questa track è grossa rimbomba, questo back è grosso mi stonfa. Fumo sempre e soffro di insonnia. Mamma mia. Non stendi neanche col songar. Ma che c***o parli? Tu fai il birichino sui social, la tua credibility insomma. Momento, 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 spacco la città e il microfono è spento. Spacco lo stesso, mi spacco Mark Renton. Se bussa la droga mi arrendo. Sono fresh come Mentos, come i cash che mi spendo. Devo gas sulla Range Rover e si sfac. No, mi sta sul c***o questa pronuncia, ma come c***o? Le do il premio, guardo la tua vita, penso che rottura è tutto così low, tassa altura, diamoci una svolta alla... Questo ragazzo probabilmente non sa che cos'è il flow, perché non trovo altre spiegazioni. Bella la macchina. Casa K per Ginzo, perdi tempo. Qua siamo a Pisa. Odio ste intro. Perdi tempo a fare cose che non dovresti. Mamma mia, ma che c***o cantate, ragazzi? Dimmi all'orecchio perché sto solo adesso. Non c'ho di meglio di ripensarti e presto. Non sarò in grado. No, ragazzi, qua tutto non va. Qua c'è tutto che non va. Il video in primis. Low quality del low quality. Poi vabbè, abbiamo l'alcol. Poi abbiamo un beat molto brutto. Un beat veramente che una persona potrebbe fare il secondo giorno che produce. E poi abbiamo delle voci mixate malissimo e un testo scadente. Per non parlare delle linee vocali inesistenti che non rimangono in testa. È tutto sbagliato, ragazzi, qui. Qua bisogna risolvere, eh. Turbo 135, un patto col diavolo. Bello lo studio. Io queste intro. Mamma mia, oh, le bande basta, ste bandane del cazzo. Una voce con delle basse assenti è come se io adesso vi parlassi in questo modo. Cioè, secondo voi una voce così è figa? Mi fa cagare, onestamente. Quindi date per favore basse frequenze alle vostre voci, perché sennò il risultato è questo: la voce di un insetto. Ma io, mettete sti DS. Ragazzi, se esistono i DS, un motivo c'è. Usateli, minchia. No, non riesco ad ascoltarmi, mi è esploso l'orecchio. Brata, Summer House. Avviciniamo l'estate, per cui Diego Ferri. Mamma mia. Conosco questo sample. Siamo dalle trappe, dal cap, dal yard, dal quartiere. E per Exo fanno cicli. Fatti un giro in quartiere. Fatti noi fracchi al sì, dai. Per ora. E io mantengo, siamo un mufon, you know. Prima non c'era nessuno. Vedi quanto uno spritz se la chiudo. I miei giga hanno fame, sono gruppi il tuo gruppo. Vero negro, la foto sei classi. Uno meno al tuo blocco, ma non è ingorranzi. Quando mangio spaghetti sono spicy. Quando parli con noi, leva il balli. Questi rap sì, bello anche il video. È il party, i miei chili stanno sì il crafting. A parte le moto, che quelle le bandirei d'ora in poi. Allora, non mi piace il ritornello è troppo banale. Però le strofe mi piacciono, mi piace il beat. La voce è leggermente troppo acida, le darei un po' più di corpo a questa voce, però è un prodotto sufficiente. Dove siamo qua? Firenze, bravo, bravo, bella città. Hermes, Maracuja, Prod, Yash, Fanta, Coca Zero e Sprite. mio Dio, che fotogramma! Questo non so se metterlo in copertina, perché secondo me ci sta da Dio, eh. Bello dietro il tabellone con scritto figo. Geniale, avete sentito la tag del producer? Una Fanta che si apre. È tutta la mia stima, Fanta.
fumo cali a Tenerife, vestito tutto sportivo, sono il classico italiano, sono come un mandolino. Lei che viene da Bilbao, c'ha un culo che dice ciao, gattina che mi fa miau, all'accento catalano. Io che ho l'accento romano, mi guarda e mi vuole morte. Non capisco cosa dice, ma capisco cosa vuole, ma oddio, ma la che tal... Allora, un altro consiglio che vi do, quando fate più take di voci le sovrapponete, non mettetele tutte allo stesso volume, porca di quella altrimenti non si capisce un c***o. Sceglietene una principale, tutte le altre abbassatele, mettetele in background, perché sennò ho delle cuffie da 1200 euro e non riesco a capire quello che sta dicendo. Linee vocali banali, ragazzi, banali, ste melodie qui, porca di qua, ma ve lo devo dire io, ve lo devo dire io che sono banali. Cioè, vi serve con una boy per dirvi che questo pezzo è banale? Pep, stasera, prod Ozzy Town. Allora, qua dalla copertina, lo sapete ormai, io riesco a percepire se un pezzo fa schifo oppure no. Questo, secondo me, è uno di quelli che fa, come nello scorso episodio, video cinematic. Quindi dei video studiati, elaborati. Però qual è il difetto? Che la musica farà cagare, sicuramente. Guarda, non taglierò questa parte, quindi se sbaglio farò una figura di merda mondiale. Guardiamo. Anno 2404, pianeta P10, costellazione Smeraldo, mamma mia. Universo parallelo 67. 310 anni dall'apertura della prima porta. Verifica presenza attività vitale. Missione di riconnessione tra utenti. Mio Dio, ma che c***o è? Stasera. Ah, Peter Marvu. Il video è figo sicuramente. Cinematica, avevo ragione. Tu dimmi se ti va, fumiamo giù da te. Ho solo tasche vuote, ma c'ho il cuore in mano. Ma che è insuccio? Ricordi di prima mattina, bevevo il caffè, bevevo il caffè. Giornate intense piene di lavoro, soltanto un bacio se non ma mi che innamoro. Aspettavo l'uscita per vedere te. Mio Dio, che schifo. Sai quante ne ho passate di storie. La mente pensa, gli occhi non vedono il cuore. Non duole, mentre torno a casa, wow, per la... Sono rimasto ipnotizzato dallo schifo di questa canzone. Non riesco a parlare, mi fanno male gli occhi. Qua non c'è hating, qua c'è proprio... È proprio oggettivo. Oggettivo, qua non c'è nulla che si salva. Animale, ce l'ho con tutti. Prod, Django, Lenny. Da notare, animale con la grande. Sicuramente sarà uno che si chiama Alessandro. Avrà fatto il gioco di parole. Bravo, complimenti. Proprio sei... super creativo. Ma che c***o è una bara? Dio. Dai, ma come si fa a fare un video così? Qua c'è qualcosa che non va. Cioè, qua ci vuole di essere malati per fare un video del genere. Te donna vacca, metto il tuo disco nello stereo, quello lo risbratta, imbratta i tuoi fogli di carta, ma rimane stracci, avvalli come bastoni quando regna spade faccia a faccia. Mentalità voracista, col conto pieno in banca, col conto pieno in banca. Se lo faccio non lo faccio per riempire. Mio Dio, ma come, ragazzi, come si fa? La mia tasca c'è di... Poi low quality, questo sembra un video del 1800, in realtà è di un anno fa. Sembra un video questo qui di un milione di anni fa, della preistoria. Manny, dubbio. Tenence, un altro grande classico. Mattia Carvelli. Che c***o, non lo so, però mi piaceva dirlo. Non provo interessi per chi si pone aggressivo. Il tuo modo di fare non ti fa fare progressi. Che forse è vero quello che dicono questi, che in fondo una cosa stufa dopo il giorno che lo tieni. Sono fuori dagli schemi, conosco ragazzi persi, anche ragazzi. Allora, calma. Qui abbiamo una voce sicuramente, sì, è vero, ha poche alte, è molto muddy, è poco intelligibile. Però almeno non dà fastidio, almeno riesci ad ascoltarla con le cuffie senza che ti esplodano i timpani. Per cui sì, ci siamo quasi. La voce è troppo bassa, è sovrastata dal beat, per cui non ci siamo. Però vedo già che c'è un qualcosa di un prodotto leggermente migliore. Si convinzioni, ma anche loro hanno problemi. Nati nello stesso posto ma con destini diversi. E sono più di ciò che pensi. La ruota gira ma qua non l'ho ancora vista. Sono strafatto nell'auto, questa lei mi manda in fissa. Collego i fili e tra di noi non ci sta. Linee vocali banali, però il flow è incalzante, ci sta. Forse non ci siamo capiti, sembra rabo ciò che dici. Ragazzini in penna bici, giro a piedi nel mio district. Che dici, mi muovo sneaky per schivare l'in... Con delle linee vocali più potenti, con una voce mixata bene, questo qui poteva essere una hit. Peccato. Young Brian Chance.
Ma quanti anni hanno? 12. Fratelli persi, fratelli chiusi, fratelli morti. De-esser, ragazzi, usate sto de-esser. Insegnamento di oggi, usate il de-esser, per favore. Tutti, diamogli una seconda chance. Non riesco ad ascoltarlo, mamma mia. Fratelli chiusi, fratelli morti. Liberi tutti, diamogli una. Lo sa di aver preso la via sbagliata, ma non gli frega più niente. Dice che questo mondo è infama, tranquillo fratello, ti porterò con me ovunque vada. Adesso solo fame, mangerei questi rapper come un piatto di pasta. Non sono italiano, sono... Comunque un'altra cosa che ho notato è che è abbastanza semplice trovare canzoni con beat sufficienti, con beat incalzanti, con beat validi, ma è molto più difficile trovare rapper validi, perché qui il beat è sufficiente, non è un granché, ma è sufficiente. Quello che ci canta sopra anche no, qua siamo a Roma, peccato. Muero Daughi, penso pronunci così. Ma il video è un capolavoro. Capolavoro, un rinoceronte, ci sta. No, il video è un capolavoro. Chi è Paghi? Il mio blu dentro l'udest, sempre in cerca di un modo per uscirne. Ci sono come bisce, fortuna troia su di me fa fitness. Chili di Kinder, non scopo puttane prese sopra Tinder. Tenti di bai da su di me non il Finder. Malotto la vera, il colpo ti trafigge. Quell'uomo vero da dietro te lo spinge. Se tu hai un problema, c'ho più di un amico che può farti fuori. Toglierà tutte le tue emozioni, ti farà venire dei calori. Ale Boku Merzi, sono con i Doki. Prima restavo fuori, ora carte tricolori. Pula pula mi bello il beat. Davvero non sono giochi. Su di me lei fa la bellissimo. Male la giro, sono pieno di stress. Ma la foto di continuo chiama per la dopo. Qua l'auto ti un... ha glitchato, soldi li moltiplico. Premo il gas a 200 su un T-Max. Fumo dry, solo alta qualità. Linee vocali banali di nuovo, però sicuramente abbiamo chiuso in bellezza questo episodio. Qua è sufficiente, il voto è sufficiente, ti do un bel 6+, però ragazzi, qua c'è il video che alza tutto. Però ecco, qui il video ha alzato l'aspettativa qua. La tua performance è stata così, e per cui... Quindi ragazzi, questo episodio termina qui. Diciamo che sono abbastanza amareggiato. Mi dispiace per questo centro Italia così indietro rispetto al nord, perché così è un dato di fatto, ragazzi. Non sono io che lo dico, non serve con una boy che dica queste cose. Valutate anche voi. Scrivete qua sotto nei commenti, dite no, guarda, secondo me l'icona dice tante cazzate, secondo me sono più bravi questi rispetto al nord. Ragazzi, guardatevi l'episodio precedente e vi renderete conto che non è così. E la cosa assurda è che io mi sono veramente sempre solo basato su quello che mi consigliate su Instagram. Non è che mi faccio le ricerche da solo e scelgo volutamente artisti più bravi nel nord e artisti peggiori al centro. Io, avendo follower praticamente in tutta Italia, dal nord a sud, nelle isole, nelle carceri, insomma, ho follower ovunque, e quindi sono consapevole di prendere, di scegliere artisti in modo abbastanza equo. Sì, ok, li scelgo in modo casuale, però è anche vero, ho ascoltato quanti? 20, 25, 30 pezzi, che su 30 pezzi non ce ne sia stato uno che mi abbia fatto dire oh, che figo, non ci siamo. Almeno nella puntata del Nord ci sono stati 2, 3, 4 artisti che mi hanno fatto dire wow. Qua no, cazzo, no, è un peccato. Prima di chiudere il video vi ricordo di iscrivervi in modo completamente gratuito al mio primo evento live, come essere un trapperino sfigato nel 2024, evitare di fare tutti gli errori che hanno fatto sti ragazzi in questo video. Quindi cliccate al primo link in descrizione, lasciate i vostri dati e aspettate con ansia il 10 giugno. Detto questo, per oggi è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao boys!